Si svolgerà fino a domani nei locali del Sicania Resort a Tenutella il campo scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete, ai loro familiari e ai loro amici. L'iniziativa è promossa come ogni anno dall'ADE, l'Associazione Diabetici Eschilo, presieduta da Giuseppe Curatolo. Ieri il primo incontro alla presenza di diversi esperti che in funzione di docenti per le singole competenze hanno preso parte alla prima della 3 giorni. Anche quest'anno probabilmente c'è la possibilità di non essere fatto perché ho subito diversi problemi di salute e quindi già che un direttivo l'abbiamo fatto nella stanza dell'ospedale di Cela e con il direttivo siamo rimasti che anche se io non stavo tanto bene loro erano nelle condizioni di poterlo portare avanti e dopodiché grazie a Dio mi ha dato la possibilità di essere già in forma e quindi stiamo svolgendo questo nono campo scuola che effettivamente vi posso dire che non pensavo che doveva avere questa grossa partecipazione. Abbiamo superato le 100 persone fra giovani e ad adulti, siamo a 110, mai raggiunto 70, 80, ma anche qui al Resort si sono meravigliati per tutte le stanze che abbiamo occupato. Un obiettivo importante, ma tanti altri da raggiungere. Speriamo di sì. Io dicevo proprio al direttivo, attenzione ragazzi, io non è che sono un'età a rischio, quindi cominciate a lavorare voi altri in modo che io piano piano mi posso pure, in modo da non far morire questa associazione e questo evento. Anzi, vi posso dire che qui probabilmente ci sarà un altro specialista che parlerà degli astomizzati.